domenica, sono le 14, basta bere, basta mangiare, basta giocare. Prendi il telefonino, mettiti seduto sul divano, vai sul canale di Manuel 8-bit, il canale più nerd che ci sia, premi acquisti fumettosi e goditi lo spettacolo. Ma grazie a Domi e Fumetti che ha realizzato la intro per gli acquisti fumettosi di questa settimana. Lo ringrazio e quindi andate a vedere il suo canale. Se anche voi voleste realizzare la intro per gli acquisti fumettosi, girate un video almeno 720p di risoluzione, una decina, una quindicina di secondi, poi mi contattate sui social. Ma dove li troviamo i tuoi social? Ma come, dove li trovate? Li trovate qui, www.8-bit.eu, lì trovate i podcast, il canale, i social, il blog, trovate tutto quello che concerne il canale. E realizzate anche voi la intro e farete parte degli acquisti fumettosi. Ma eccoci qui un'altra settimana, ragazzi, ma quanta roba c'è? Ma quanta roba c'è e che roba, ragazzi? Ci sono due o tre cose, pum 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 pum, da fuochi d'artificio, ragazzi. Ogni puntata dico, ma la prossima settimana che faccio vedere? Poi tac 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 saltano fuori un sacco di cose e riviene fuori una puntata clamorosa. Anche oggi, ragazzi, è una puntata clamorosa, ragazzi, clamorosa. Poi mi direte voi alla fine. Mi raccomando, ragazzi, non vi perdete la prima rubrica, che è questa qui, e oggi andiamo a ringraziare Glenda. Glenda è una delle più assidue commentatrici, una delle più assidue persone che seguono appunto questo canale da un bel po' di tempo. È una persona splendida, ha sempre delle splendide, delle eccezionali parole nei miei confronti e nei confronti del canale, quindi se merita il ringraziamento ufficiale. E in più è una delle amministratrici, insieme a me, mia moglie, ad altre persone, del gruppo Il Salotto di Sheldon, il gruppo al quale, cioè, se non siete iscritti al Salotto di Sheldon, ragazzi, qui è gravissimo. Andate su Facebook e cercate Il Salotto di Sheldon. È un ritrovo per nerd, dove potete vendere, comprare, scambiare, postare le vostre collezioni, linkare il vostro canale, trovare notizie nerd, proprio perché io, Glenda, mia moglie e gli altri amministratori postiamo anche notizie nerd sul, quindi rimanete anche aggiornati su tutto il mondo nerd. Quindi la ringrazio perché in ogni commento, in ogni sua frase c'è sempre veramente un enorme affetto nel seguire questo canale. Quindi grazie, Glenda, e andiamo avanti. Ok, ragazzi, io comincerei subito perché so questa puntata dura 6 giorni un'altra volta, e io, ragazzi, comincerei subito dal mega pacco. Spostiamo un attimo tutto qui, comincerei subito. Guardate che bello questo pacco, perché con Topolino 3367, se non sbaglio, fermi tutti, fatemi vedere, 3367, c'è in regalo la borraccia di Topolino o la borraccia di Paperino, dipende se siete team Paperopoli o team Topolinia. Io ovviamente sono team Topolinia, quindi buttiamo questa custodia, ecco qui il topo, ma soprattutto ecco la borraccia. Quindi andiamo a vedere topo e borraccia, topo e borraccia, topo e borraccia. Ragazzi, questa settimana c'erano delle cose che non vedevo veramente l'ora di aprire, di girare questa puntata. Andiamo a vedere intanto la borraccia che andrà a mia figlia, che almeno avrà la sua borraccia personalizzata. Ah, che carina, con il logo di Topolino e con il capo sulla borraccia. Non capisco se è termica. Sembrerebbe termica, non è termica, non lo so. Però è carina, sembra anche di buona qualità. E insomma, quindi eccola qua. La potete trovare nella versione blu con Topolino o nella versione rossa con Paperino. Questa la poggiamo qui e andiamo a vedere questo Topolino 3367. Eccolo qua. Allora, questa spostiamola qui. Questa copertina realizzata da Giorgio Cavazzano. Eccolo qua, devo dire non al suo meglio, ragazzi, diciamocelo, perché quattro cerchi e Topolino è, cioè, sempre bello, ma non si è espresso ad altissimi livelli. Ok, Paperone, hai vinto tutte, la compro la numero uno. Quanto vuoi? Un milione e mezzo? Lo so benissimo che non ho i soldi e lui non la venderà mai, ma mi piace vederlo in difficoltà. Sadica. Allora,
Andiamo a vedere, abbiamo Topolino e le onde Scherz, cioè gli Scherz. E torna, soggetto e sceneggiatura di Casti, torna Casti, e Casti è sempre un piacere leggerlo. Disegni di Alessio Coppola. Anche se io devo dire mi piace molto, anche se questi disegni, devo dire, guardate questa tavola, veramente veramente splendida, anche se preferisco quando se le disegna da solo, insomma. Però insomma devo dire che Coppola sembra in molte tavole aver fatto un ottimo lavoro. Dopodiché abbiamo Newton Pitagorico e il grammofono Silenzia Tutto. E se silenzia tutto. Soggetto e sceneggiatura Marco Nucci, disegni di Stefano Intini. Eccolo qua. Bella, bella, disegnata bene. Carina. Carina. Carina davvero. Sì. Carina. Ok, poi abbiamo rubriche, rubriche, rubriche. Poi abbiamo Paperino e la fonte scintillante. Carlo Panaro, soggetto e sceneggiatura, disegni di Giampaolo Soldati. Eccolo qua. Ah, che carina, guardate questa tavola. Bella, bella, bella. Peccato il riquadro in basso a destra, sarebbe stata una tavola a tutta pagina veramente splendida. Veramente splendida, ragazzi, veramente splendida. E anche una storia abbastanza lunga, insomma. Dopodiché abbiamo Pippo e Blood Tales, l'arrembaggio a sorpresa. Gabriele Panini, soggetto e sceneggiatura, Giampiero Ubezio, ai disegni Ubezio. Ubezio. I fratelli di Paperoni, De Paperoni, lo scarabeo d'oro. E mo c'ha pure i fratelli, zio Paperone, me l'ero perso. Soggetto e sceneggiatura, Vito Stabile, Massimo Asaro, ai disegni. E devo dire che insomma i disegni sono veramente carini. Veramente, veramente molto bella. I De Paperoni. Adesso c'è la saga dei De Paperoni. Rocker Duck e il segnale dal futuro. Questa è intrigante. Soggetto e sceneggiatura Gabriele Mazzoleni, Michele Mazzon ai disegni. Ecco, questa mi intriga molto. Quando c'è in mezzo il futuro, quando c'è in mezzo i viaggi nel tempo, così mi intrigano veramente tanto. E devo dire che è disegnata anche molto piena, molto, molto, molto bella. E poi andiamo a vedere qui che c'è, tantissime pagine, tantissimi fumetti, vabbè, la pubblicità di Big, i disegni dei fans, qui le pubblicità, e abbiamo l'anteprima, Topolino Football, il torneo delle 100 porte, eccolo qua, eccolo qua, la nuova storia a puntate. Allora, niente, poi c'è questa mini storia alla fine, vita da fuorilegge, eclissi di ladro, cucù. Ah, perché era il tombino che si apriva, sembrava la luna. Geniale questa, molto molto carina, di Alessio Coppola. Veramente molto carina, ci dice che Artemis Fowl sta arrivando su Disney Plus, mi intriga moltissimo questa serie, il film, scusate, su Disney Plus. Questa è la pubblicità delle borracce, che eccola qua. E questo era il Topolino 3367. Dopodiché abbiamo One Piece numero 23 nella ristampa della Gazzetta. Eccolo qui, ragazzi. E adesso c'è una piccola sorpresa riguardante One Piece, riguardante questa serie. Perché ho comprato una cosa per mettere... Adesso ve lo faccio vedere. Andiamo, 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 andiamo. E ragazzi, come vi avevo appena detto, con questo numero di One Piece, che vi faccio sfogliare piano piano perché a me piace molto questa edizione, poi ripeto, io vado a momenti, vado in fissa per una cosa e magari per 3-4 giorni mi leggo 10-15 numeri di una cosa e vado avanti. E perché per ogni numero c'è sempre in omaggio una cartolina che riproduce la copertina. Eccola qui, vedete che bella? E c'è la sorpresa, ragazzi, c'è la sorpresa. C'è la sorpresa perché abbiamo, aspettate, allarghiamo l'immagine, eccola qui. Eccola qui, abbiamo il raccoglitore, ragazzi, ho comprato il raccoglitore, guardate che splendore, ragazzi, tutte le cartoline sistemate in un raccoglitore, eccole qua, guardate che belle, in modo che non si rovinino e che poi si possano sfogliare tutte le copertine di questa serie. Guardate che bella questa, che praticamente non so se riesco a farvela vedere, sì, le due copertine, vedete, si guardano. Veramente, veramente, veramente molto bella, e abbiamo dato dignità a queste cartoline e andiamo ad inserire quella di questa settimana. Quindi raccoglitore per le cartoline e One Piece numero 23 nell'edizione della Gazzetta.
Ed è il numero 6 dell'anno Lix, dell'anno 59, ragazzi. Eccolo qua, ed è Fuga Forzata. Devo dire, veramente una bella copertina. Ed eccolo l'inedito numero 6. Devo dire che questa copertina mi piace veramente tanto. Vediamo di chi è questa copertina. Questa copertina sarà sempre lui, il copertinista ufficiale, no? Perché non mi ricordo mai come si chiama. Direzione, non so mai il soggetto. Copertina Buffagni, sì. Buffagni, ok. E qui abbiamo Fuga Forzata e, insomma, diamogli un'occhiata. Devo dire che disegnato anche abbastanza bene, insomma. Ripeto, a me i disegni di Diabolik non fanno impazzire normalmente, però questo mi sembra disegnato un pochino più con dovizia di particolari, di fregi. Carino, carino. E sembra pure una bella storia, insomma. Ho visto qualche video recensione. Se siete appassionati di Diabolik, non vi perdete il canale di Nicola Corvino, grandissimo collezionista e grandissimo appassionato di Diabolik e conoscitore, ovviamente. Qui tutte le pubblicità e la splendida Eva in quarta di copertina. Veramente veramente intrigante questo numero. È uscito il secondo numero del manuale delle giovani marmotte, questa raccolta di storie riguardanti appunto le giovani marmotte, e quindi, insomma, è una serie che volevo seguire e... l'ho preso, eccolo qua, numero 2. Allora, vediamo che cosa c'è. Bellissima questa copertina di questo secondo numero, ripetuta poi all'interno delle giovani marmotte, il manuale delle giovani marmotte 2. Abbiamo una storia del 96, una del 2002, una del 67, 95, 2014, 2004, 2007, quindi si spazia dal 67 al 2014. Molto molto carina la grafica. Vediamo se troviamo quella del 67. Dovrebbe essere questa, eccola qui. Bella, bella, si vede che cambia lo stile. Veramente, veramente carina questa serie a tema giovani marmotte. In mezzo che cosa c'è? Ci sono approfondimenti. Bentornati nel mondo delle giovani marmotte. Quindi dentro il bosco dei segreti, gli animali, le farfalle, gli insetti. Questione di stile. Insomma, veramente interessante per... veramente interessante questa nuova idea del manuale delle giovani marmotte, insomma, dove abbinano cose appunto istruttive a delle storie sulle giovani marmotte che trasmettono sempre sempre dei bei valori per i ragazzini. Ragazzi, praticamente avevo letto solo il primo, forse solo il primo e il secondo, in due sere ho recuperato quasi un anno, 9 mesi di Mister No. Mi è ripresa con Mister No, li ho letti tutti, quindi mi manca solo il 12, che è appena uscito. Guardate che copertina, di Val D'Ambrini, se non sbaglio, sì, di Fabio Val D'Ambrini. Bella bella quella copertina. Mister No rimane uno dei miei preferiti, ragazzi. Magari questa serie, ho letto alcuni dicono, non sarà all'altezza della vecchia serie, della serie principale di Mister No, ma a me le atmosfere, il modo di fare di Mister No, tutto questo atteggiamento, insomma, questa spensieratezza, questa leggerezza, così mi piace un sacco. Quindi sono andato in fissa, adesso sto recuperando tutti i Mister No, anche, scusate, tutti i Nathan Never, anche quello ero rimasto indietro di un annetto. Erano una decina di numeri che non leggevo, ne sto leggendo, quindi recupererò brevissimo. E io vado così, c'è un periodo sono manga, un periodo sono ma che è, una motoretta, una Vespa, ma che è? Eccola qui il numero 12 delle nuove avventure di Mister No, il Kangaseiro Fantasma. E insomma, ragazzi, niente, me li sono divorati in 3 giorni, 10 numeri, un anno di Mister No me li sono divorati in 3 giorni. I disegni sono di Cipriani Foderà, Mignacco, Luigi Mignacco alla storia. E insomma, niente, Mister No, ripeto, tanta tanta roba. Se non l'avete mai letto, recuperate questi 12 numeri e poi decidete se andare indietro. E la prossima settimana, gli acquisti fumettosi, ci sarà un'altra sorpresa riguardante Mister No. Tanta tanta roba. È bello, è scanzonato, è leggero, è impegnato, anche lui ha dei valori, però è bello bello, si divora Mister No, si divora veramente Mister No. E devo dire che anche questo volume mi intriga, che esce il 18 giugno se non sbaglio, e questa copertina qua, ragazzi, è veramente splendida. Qui, ragazzi, non lo so come mi è presa, non lo so come mi è presa, convinto dalla copertina, convinto da chi scrive questa serie, che non ho mai letto, forse ho letto un numero in vita mia, non lo so, mi è presa così, ragazzi, e ho preso l'ultimo numero di Giulia. Piangi Pierrot. Devo dire che questa copertina è splendida, nella sua semplicità è veramente splendida. Io adoro Giancarlo Berardi e non lo so, mi ha intrigato,
mi è intricato la copertina, non è che posso cominciare a Giulia dal 261, però niente, Bonelli da sempre c'è un fascino su di me, quindi ogni tanto ci casco. Ragazzi, questa è la pazzia di questa settimana, ragazzi. Questa copertina devo dire che mi ha stregato, quando ho visto l'anteprima mi ha stregato, piangi Pierrot, veramente bella, lucida così, e... insomma non lo so, Berardi io lo adoro, Giulia non l'ho mai letto, non mi sono mai cimentato, questa storia è disegnata da, la copertina è di Cristiano Spadoni, molto bella, i disegni sono di Claudio Piccoli, e insomma non lo so, vedremo, me la leggerò e vi saprò dire com'è questa storia e che cosa ne penso della splendida Audrey Hepburn, cioè Giulia. Non lo so ragazzi, ho fatto così, ho fatto questa cavolata tra virgolette di prendere questo numero così a caso, in più mai avuto, cioè non c'ho neanche un numero di Giulia, però niente, non ho resistito ragazzi, anche questo è un appassionato di fumetti. Ed eccoci qui in attesa del 16 giugno, dove uscirà il primo numero della ristampa del Comandante Mark. Abbiamo il numero 69 di Capitan Mickey ed è La Fonte Maledetta. Queste copertine sempre più belle, migliorano di numero in numero. Do il benvenuto, come faccio tutte le volte quando arrivo a Capitan Mickey, do il benvenuto a tutti i nuovi iscritti, il canale continua a salire, bellissima questa copertina, perché? Perché magari i nuovi iscritti non hanno mai visto gli acquisti fumettosi e quindi non conoscono Capitan Mickey, non conoscono la SGS, un trio di autori torinesi che creò tanti personaggi, tra cui appunto Capitan Mickey, il grande Black e il Comandante Mark, che secondo me è il più bello, il mio preferito, che verrà ristampato dal 16 giugno. In questo formato bellissimo, grande, a colori. Se vi piace il western, se vi piace il fumetto del secolo scorso, beh ragazzi, la SGS è tanta tanta roba. Capitan Mickey, il Comandante Mark che sta arrivando, e vi tuffate nel west vecchio stile e nel fumetto del secolo scorso. Questo è la copertina del numero 70, Il Lupo delle Tenebre, che sarà in edicola dal 9 giugno. E devo dire che improvvisamente... Da 3 o 4 numeri le copertine sono migliorate in maniera clamorosa. Bello, bello, bello. Magnus arriva al numero 9, il grande Magnus, con La Compagnia della Forca, parte 1. Anche qui sarà una tragedia far vedere qualche tavola, ragazzi. E qui, ragazzi, rischiamo di avere lo stesso problema dell'altra volta, cioè di non potervi far vedere niente o di dover censurare tutto, perché alcuni volumi di Magnus sono per un pubblico adulto, per temi, violenza... immagini eccetera eccetera, insomma, quindi questa edizione è bellissima, guardate gli extra che ci sono veramente tanti tanti extra, è fatta veramente bene, vediamo se qui posso farvi vedere qualcosa, sì, qui vi posso far vedere qualcosa, guardate che belli i disegni, Orchi e Castelli, eccolo qua, qui ancora si può vedere qualcosa. Sì, non mi sembra che ci siano cose eclatanti. Bello, 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 ragazzi. Questa collana di Magnus è splendida. Veramente, veramente splendida. Lui disegna in maniera clamorosa, clamorosa. Questo era La Compagnia della Forca, parte 1. E qui, ragazzi, è un momento epocale, è un momento storico. Perché? Perché sono usciti i primi numeri 1 della DC Comics, edita da Panini. Quindi il nuovo corso, hanno fatto questo set, se lo trovate in edicola, vale assolutamente la pena, perché i numeri 1 costano 5 euro l'uno. A 5,99 praticamente prendete il numero 1 di Superman e il numero 1 di Batman, quindi risparmiate ben 4 euro ragazzi, risparmiate ben 4 euro. Ci stavo riflettendo, forse prenderò magari qualche altro numero 1, ma poi se continuo solo Batman e Superman, perché Superman è il mio personaggio DC preferito, Batman è Batman, quindi se devo fare un paio di serie farò queste qua. A meno che non ce n'è una proprio che sarà la sorpresa del millennio. Devo dire che queste sono le bellissima questa copertina dell'otto per Superman. Devo dire che hanno fatto una cosa veramente dispendiosa con questi numeri 1, perché di questi due numeri 1 che vedete esiste la Museum Edition, che deve essere bellissima, cioè in copertina cartonata, e vedete il disegno di dell'otto, e perdonatemi adesso ve lo dirò poi, dell'altro di Batman, praticamente senza scritte a tutta copertina, un'edizione appunto museum,
veramente veramente molto bella. In più hanno fatto un'altra operazione, hanno fatto le Discovery Edition, le non mi ricordo come si chiamano, che sono altre due, un altro volume dove praticamente in un volumino raccolgono le storie più importanti. Se, per esempio, non so, io voglio cominciare Batman con la Panini da qui, ma io non ho mai letto Batman, allora c'è questo numero di Batman che è, ne esiste una versione con la copertina azzurra metallizzata, una versione con la copertina oro metallizzata a 6 e 10 euro, stessa cosa per Superman, e lì trovate alcune storie significative per farvi capire chi è il personaggio di Superman e il personaggio di Batman. Quindi in teoria, anche facendo solo queste due, bisognerebbe comprare quella da 6, quella da 10 più la Museum. Ragazzi, cioè, Panini, non è che uno guadagna 10.000 euro al mese, insomma. Intanto ho preso questi due, poi vedremo se in fumetteria riusciremo a recuperare qualche altra cosa, ma non vedo l'ora di aprirli per vedere questo nuovo corso com'è. Ed eccolo l'evento che tutti stavamo aspettando, cioè il passaggio della DC Comics da RV Lion a Panini. E questo pack, come vi ho detto due secondi fa, non ve lo fate sfuggire, perché risparmiate 4 euro su due numeri, insomma è tanta tanta roba. Quindi eccolo qua, numero 1 di Batman, eccolo qua, bella copertina, solida, rigida, satinata, e Superman che è il mio personaggio DC preferito. Questo lo buttiamo via, questo lo buttiamo via, partiamo da Superman, bella, devo dire mi piace anche la grafica, insomma, con questa DC Universe numero 1, 5 euro, Bendis Kudransky, e l'inizio di una nuova era. Doni, devo dire che questa copertina di Gabriele Dell'Otto è veramente, veramente splendida. Veramente splendida. Questo è per chi ci vede, perché ragazzi è scritto veramente, veramente piccolo. E vi faccio dare un'occhiata alle tavole di questo primo corso. Devo dire che l'edizione stile Panini è fatta molto, molto, molto bene, ragazzi. Copertina, tavole, colori, insomma, è una bella edizione, insomma, anche perché 5 euro, fammela pure essere brutta, insomma, quindi bella, bella davvero. E Nota della Fortezza della Solitudine, questo è l'anteprima del numero 2, e poi insomma altre pubblicità, Batman contro Superman, insomma stanno uscendo tutti i numeri 1 della DC, che piano piano sono passati a Panini. Dopodiché andiamo a vedere Batman. Non vi ho detto di chi è la copertina di Batman. Qui abbiamo La città di Bane parte 1 e parte 2. La copertina è di... ragazzi, è scritto veramente troppo troppo piccolo. Ma tanto me lo scriverà qualcuno di voi sotto, sicuramente. Me lo scriverà sicuramente voi sotto. E guardate questo inizio, dopo, con le gocce di pioggia sull'acqua. E bello, intrigante anche Batman, bellissimi disegni, bello 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 anche questo, tanta roba, è veramente splendido, disegnato veramente splendido, veramente. Oh, Catwoman, e bello 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 davvero, ragazzi. E quindi poi li andrò a leggere e vi dirò che cosa ne penso. Intanto non faccio un nuvole ballerine, quindi vi dirò che cosa ne penso anche di questi due numeri. Questa è la pubblicità del numero 2, che sarà in edicola dal 30 aprile, in edicola in fumetteria. Beh, probabilmente sì, perché è slittato tutto, quindi le date riportate sono falsate, ragazzi, perché doveva uscire molto prima, ma poi per il lockdown è uscita molto dopo. Bellissima questa grafica nuova che ha dato la Panini ai personaggi DC Comics. E adesso, ragazzi, veniamo a dei recuperi da fumetteria. Vediamo dei recuperi da fumetteria, perché è uscito il primo numero di Dengeki Travelers. E non lo so, mi ha intrigato questo manga dove c'è questo ragazzo con i poteri che cattura l'elettricità e la usa. Guardate, adesso ve lo faccio vedere. E poi incontra questa ragazza che usa anche lei questi poteri, c'ha lo stesso potere suo. Insomma, non lo so, mi ha intrigato. E poi potevo fare una puntata senza un numero uno, ragazzi. Cioè, e ce ne sono ben due questa puntata. Allora, intanto consta di sovraccoperta con una parte inedita sotto la copertina, molto molto intrigante, e addirittura di una, due, tre, quattro pagine a colori, insomma, quattro pagine a colori. E devo dire, insomma, mi ha intrigato la storia, anche se in alcuni aspetti mi ricorda un po' Ikari Man, altra serie che sta uscendo in questo periodo, anche se Ikari Man secondo me è molto più fuori di testa, perché l'autore è più fuori di testa, sicuramente di questo.
e insomma niente, un numero uno, non me lo potevo far sfuggire, è molto molto interessante e, insomma, l'ho preso, vedremo come sarà, non mi sembra che siano tantissimi numeri. L'altro numero uno è Land of the Lustrous, il primo numero solo per la prima tiratura, si può trovare in questo cofanetto che contiene Land of the Lustrous volume 1, una variant jacket e 5 illustration cards, e come vedrete all'interno la colla fa i fili, e come vedrete all'interno anche la copertina è particolare, quindi questo cofanetto che costa praticamente come la copia normale, quindi perché no. E adesso apriamo questo cofanetto perché mi intrigava molto, tra l'altro ottima operazione da parte di J-Pop, sì, perché praticamente al prezzo del manga ti danno un'edizione speciale per il primo numero, insomma, quindi se, quindi ragazzi, se vi interessa andatela a recuperare. Andatela a recuperare, guardate che bella. Poi si apre così, eccola qui, guardate, voilà. Splendida davvero. All'interno abbiamo Land of Lustrous e vi faccio vedere, guardate, la copertina è tutta luccicante, non so se si vede dalla telecamera, ma è tutta luccicante. Devo dire che è anche molto 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 bella, dotato di sovraccoperta e addirittura di una, due, tre, quattro pagine a colori. Diamo un'occhiata ai disegni, molto particolari i disegni, devo dire, molto molto particolari i disegni, intriganti i disegni, bella edizione sempre in stile J-pop, devo dire anche molto dinamico, scritto un po' piccolo per i miei gusti, ma ce la posso fare, bellissima, devo dire molto molto bella questa edizione. All'interno troviamo anche le cartoline, eccole qua. Devo dire, sono veramente veramente solide, un cartoncino veramente veramente solide. Dietro c'è Limited Edition Illustration Card, eccola qui, una, due, tre, quattro e cinque. Devo dire molto molto bene, ma fatte veramente veramente bene, complimenti a J-Pop, le cartoline sono splendide, il cofanetto è splendido e la copertina di questo Land of Lustrous è veramente veramente molto bella, edizione splendida, vale assolutamente la pena per il prezzo che costa normalmente, tanta tanta roba ragazzi. Last but not the least, Mario Alberti, dall'opera di Antoine Charrion, beh credo si pronunci così, Il muro numero uno. Devo dire che questa storia, ho visto la recensione, ho visto la, è uno di tre questo, e, insomma, mi ha intrigato molto. Terra, futuro prossimo, ingiustizia sociale, clima ostile, guerre, malattie e migrazioni di massa sono all'ordine del giorno. L'umanità è quasi riuscita a distruggere il pianeta, che non è altro che un cumulo di macerie e cenere, da cui i sopravvissuti tentano di liberarsi. Solal, un orfano esperto in meccanica, ha un unico obiettivo, salvare Eva, la sua sorellina, dalla malattia cronica che affligge. Ma le medicine sono a poco sparite dalla superficie del globo e per guarire rimane un'unica speranza, raggiungere ED3N, paradiso tecnologico in cui pare si siano rifugiati i benestanti. E sì, mi ricorda un po' Elysium, mi pare, quello con Matt Damon. Ditemi voi, la trama mi ricorda un po' quella, insomma, però devo dire che è disegnato in maniera clamorosa. E quindi niente, mi sono fatto fregare e l'ho comprato. Eccola la graphic novel della settimana. Io devo dire che ragazzi, già Homo Homini Lupus e già la copertina ragazzi è splendida. Io non avevo nulla di Mario Alberti, ma questo volume ragazzi è disegnato in maniera clamorosa. Cioè già solo per i disegni ragazzi, la storia mi intriga molto, ma già solo per i disegni ragazzi andrebbe preso, perché è veramente uno spettacolo per gli occhi, l'edizione è bellissima, il prezzo è ottimo, e la carta è splendida, insomma veramente una grandissima edizione. Guardate che tavole, veramente, guardate, veramente veramente splendido ragazzi, è tanta tanta roba, sono tre volumi e alla fine c'è anche studi e bozzetti, insomma prove eccetera eccetera, quindi c'è anche del materiale extra. Veramente, veramente una splendida edizione di Star Comics, se non sbaglio. Sì, Star Comics.
Veramente splendido questo il muro, non vedo l'ora di leggerlo, credo che gli darò la priorità. Ok ragazzi, spero che anche questa puntata ricchissima di novità, ricchissima di cose fighissime, vi sia piaciuta. Veramente c'era tanta tanta roba, tutta diversa e tutta veramente alcune chicche, veramente bello, bello, bella puntata. Condividete, mi piaciate, fate ciò che il vostro cuore desidera, diffondete gli acquisti fumettosi. Ma soprattutto ragazzi, non vi dimenticate di andare via, non chiudete il video dopo i titoli di coda ragazzi, perché come d'abitudine da un paio di settimane c'è una sorpresa, e se vi siete persi quello dell'altra settimana, che è stata la prima volta, andate a recuperare il finale degli acquisti fumettosi della settimana precedente. Ma soprattutto ricordate sempre che io sono Manuel, questo è 8bit e siete sul canale più nerd di YouTube. Alle 14.30 del 6 dicembre 1992 un nuovo tipo di bomba esplose sull'area metropolitana del Giappone. Akira di Katsushiro Otomo, capitolo 1, l'autostrada. 9 ore dopo cominciò la terza guerra mondiale, Leningrado, Mosca, Kazakhstan, Irkutsk, Vladivostok, San Francisco, Los Angeles, Washington, New York, Okinawa, Berlino, Amburgo, Varsavia, Londra, Birmingham, Parigi, Nuova Delhi, e ricominciò la ricostruzione del mondo. Neo Tokyo City, 38 anni dopo la terza guerra mondiale, 2030. Forza ragazzi, ci facciamo tutta l'autostrada 26 fino alla città vecchia. Se pensate di starmi dietro, tuffa strada Caneda e noi ti seguiamo.